Buonasera, buonasera da Telequarantena, benvenuti alla quarta, dico quarta puntata, oggi 19 marzo, benvenuti alla quarta puntata di Telequarantena, anche questa sera siamo in diretta solamente su Facebook, signore e signori, non abbiamo la diretta Instagram, ma avremo solo la diretta Facebook, quindi seguiteci alla pagina Fnilbus Theater, vi terremo compagnia per una mezz'oretta fino alle ore 19. Intanto ringrazio immediatamente chi ci sta già visualizzando e commentando e smippando, grazie mille. Abbiamo un problema, il mio collega, avete visto Damiano? Ale, hai visto Damiano? Damiano! Damiano! Eccomi, Damiano! Eccomi qua, Damiano! Buonasera! Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Telequarantena, buonasera! Damiano, grazie. Un applauso, applauso. Avrei una domanda da porre al mio collega. Come mai sei biondo? Sono biondo, sono sempre ste biondusso, fin da ragazzo. No, sei biondo, biondo, biondo. Mi sono fatto la doccia, su mia. Cioè, sei biondo solo perché ti sei fatto la doccia? Con la mucchina. Ah, ecco. Con la mucchina, perché bisogna disinfettare. Cioè, sempre. Infatti, vi volevo far notare le nostre bellissime mascherine di Christian Dior, o no? Christian Dior, la tua di Gucci, la mia di Christian Dior. Mischeta. Molto belle, perché mascherine, sai, adesso, oggigiorno, ognuno se le costruisce anche a casa. Cioè, adesso c'è il mascherina fai da te. C'è il fai da te. Fai da te mascherina. L'unica cosa, ragazzi, state attenti. Allora, innanzitutto non va bene lo Swiffer, l'abbiamo già detto, che fa niente la tosse. Però, per fare le mascherine, vi sconsigliamo vivamente di usare delle mutande vecchie, perché al supermercato l'altro giorno c'è stato un signore che ha usato delle mutande vecchie e a un certo punto si è sentito male. Perché anche se sono vecchie, ragazzi, non va bene comunque respirare attraverso del tessuto dove che passa da mezzo all'aria sporca per di anni. Anni, aria sporca, ragazzi, le pesche, il coronavirus. Quindi aria viziata. Esatto. Adesso ce le possiamo togliere. Se stai un metro di distanza, Damiano, io me la tolgo. Fammi dal cassetto, diamo per Esempio. Esatto, manteniamo la distanza cortesemente. Buona. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Il metro c'è. Bene, dobbiamo lanciare il primo argomento di oggi, poi c'è stato un sondaggissimo, o no? Un sondaggissimo, ma allora, scusate. La sigla del sondaggio. Questo è l'argomento del giorno, la sigla dell'argomento del giorno, e mi parte la gamba a me tutte le volte. Vai, vai. Pronto? Pronto, regia? Pronto? Pronto, pronto, è la regia, è la regia. Pronto? Possiamo continuare? Chi parla? Chi parla? Sono sempre io, quello di ieri. Lei come sta? Ah, ieri. Ma è lei! Grandissimo! Sì. Ma la sto guardando! Le dona un sacco il biondo cenere. Ma sa, sono sempre stato biondo fin da ragazza. Sì, 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 si vede. Li sa portare, li sa portare. Abbiamo il sondaggio o no? Abbiamo il sondaggio? Un attimo che chiedo in regia. Abbiamo il sondaggio? Ma sì! Abbiamo il sondaggio. Va bene, lo dico subito. Abbiamo il sondaggio, non so se lo sapevate, ma abbiamo il sondaggio. Possiamo partire col primo Bene, signore e signori, l'argomento della giornata erano le attività sportive, ovvero quanto vi manca il calcio, quanto vi manca lo sport e quanto vi manca fare attività sportiva sia all'aperto che ginnastica in casa, insomma in dovrì. La domanda era appunto questa, il sondaggio ha dato un responso alla domanda: la vivete malissimo la mancanza di sport nella vostra vita o il divano è comodo? Per il 56% ha vinto il divano è comodo contro il 44% del la viviamo malissimo. Però da insomma lì, bilanciata fino all'ultimo. No, cioè, comunque c'è il suo perché come sondaggio. Esattamente. Cogliamo l'occasione, infatti, parlando di attività sportive, che ieri nella serata di ieri è uscito l'ennesimo decreto che vieta di uscire per fare delle passeggiate oltre i 500 metri da casa. Quindi, 500 metri? 500 metri, quindi te devi metterti un guinzaglio lungo 500 metri legato all'uscio di casa, te esci, quando strozzi devi tornare indietro. 5 metri è longa, cioè come guinzaglio, però come passeggiata è corto, ma come guinzaglio è lungo. Esatto. Comunque,
E infatti questo decreto, c'è la polizia, le forze dell'ordine che stanno cercando di mantenerlo. I parchi sono chiusi, sapete, si può andare fuori uno alla volta o a piedi con le scarpe o in bicicletta, quella con le ruote che girano, però uno da solo ci può andare, e per andare a far speso, per andare a lavorare. Queste sono le regole. Esatto. Mi raccomando, state attenti, perché mia nonna Carmen è severissima su queste regole, si è messa molto ferrea. La si è messa davanti a ca in come andare a ca tutto. Va ca, caffè di giro, va ca. La mandè che fi carabinier, la mandè a ca. Gare carabinier che prese. Di ca, caffè di giro, con la luce davanti in giro. Va ca. Ragazzi, la mandè ca tutti, i vigili carabinier. Un lavoro da matto, un lavoro da matto. Non so perché chiamino le forze dell'ordine, l'esercito. Chiamatela Carmen. Ma chiamatela Carmen. Chiamatela, scusate, Carmen. Mettele davanti. Allora, no. Parlando di cose serie, le misure in vigore saranno dal 19 marzo, ovvero oggi, fino al 3 aprile. E cos'è stato vietato nella regione Emilia-Romagna? Ovvero che sono stati chiusi i parchi e i giardini pubblici, sono annullati i giretti, cosiddetti giretti in bici e a piedi, e qualsiasi spostamento è necessario, anche se a piedi o in bici, l'autocertificazione alla mano. E anche i pedoni e i ciclisti potranno muoversi solo per motivi di lavoro, ragioni di salute o necessità, come l'acquisto di farmaci o generi alimentari. Il tutto sempre con autocertificazione in, esatto, in tasca. In tasca. Bene. Detto ciò, finite le raccomandazioni. Sono stato troppo serio, come ogni giorno. Detto ciò, oggi dobbiamo ricordare che è la festa dei papà. Auguri, quindi, a tutti, auguri papà! A tutti papà! Ah. E proprio per questo, augurissimi, continuiamo gli auguri, augurissimi a tutti papà, papà con la sclero, papà senza sclero, e facciamo tutti un grandissimo... Anche papà Bergoglio, esatto. Papà anche lui. A tutti papà, ovunque loro sono, saranno, ecco, sempre con noi. Per questo abbiamo un video di un nostro carissimo amico della Compagnia dei Fiaschi, che è Luca Corsi, un attore della Compagnia dei Fiaschi, che ha fatto una dedica a tutti papà. Adesso... A voi fer gli auguri a me Peder e a tutti papà, perché incolle la sua festa, con la poesia L'Arioplan di Mauro Adorni. A feva un po' pulisea droba vece da butervea, e un scatlau dal me casché e per terra se squarcè. A ghera i vece ricordi me Peder, sa dico mia sighe a son busieder. A l'ovest il m'ha fat batra al cor, quant ricord in cul capel d'aviador. L'era tuo, papà, drovea te in pedguera, a malmetiva ed allargoia antucheva mia per terra. A ricord l'unfeva gli eli cuni bras, e a gargiuliva gli oci da mando un ragaz. Ti destregnano, parte salvias per la luna. Zuguer, cun al tuo papà, la più bella fortuna. Al mettivi in elta col suo man, e non feva fer l'aeroplan. Pian pian non feva girer, la terra sotto i peli univa mancher, e me destespe in aquilon, agudeva per la gran emozion. La paura non feva termer, i polsa continueva a stricher, al corso spesa il batteva, e la testa confusa la sperdeva. E poi, l'aria in faccia come un vel, non feva finto che era il ciel, e come la giostra la sfermeva, tutto il mondo intorno lungireva, ambaleva il cuore e la testa, e per me l'era la più gran bella festa. E via, ancora fra il tomanco e bacalà, e contenta sbraieva, ancora papà! Dai che glafom, andrà tutto bene, e andrà tutto bene. Un grandissimo grazie ad Accorsi per averci mandato questo bellissimo video sempre sulla festa dei papà. Ancora tantissimi auguri. Adesso credo che abbiamo un collegamento con un'altra grande investitura del nostro paese. Siamo in collegamento con niente po' di meno che dalla BCE Lagarde. Abbiamo voluto interpellare appunto la signora Lagarde perché, come si sa, l'economia italiana sta andando un po' a rotoli, quindi noi avremmo necessità, grandissima necessità di fondi. Adesso noi proveremo a instaurare un discorso. Ci sei? Un attimo che sta partendo la telefonata alla presidentessa della BCE, Banca Centrale Europea, Lagarde. Pronto?
Pronto? La vie rose, allo? Bonsoir, bonsoir, buonasera, si... parlo con la signora Lagarde? Oui, c'est moi. Oh. Bonsoir, buonasera a tutti. C'est moi, Lagarde, c'est moi. Merci à toutes, merci à vous. Va bene, buonasera signora Lagarde, buonasera. C'est moi, merci. Merci a lui, merci a tutti quanti. Sì, è lei, è lei, proprio lei. Come le va? È la signora Lagarde, abbiamo capito. C'est moi, merci beaucoup, merci a tutti quanti, merci anche a lui, merci a tutti. Buonasera, signora, mi sente? Oui. Bene, oui. Buonasera signora, la chiamiamo dall'Italia. Chiediamo scusa un attimo, signore e signori, abbiamo avuto un piccolo problemino tecnico, è caduta la linea, riproviamo a telefonare alla signora Lagarde. Pronto? Allo? Pronto, parlo con la signora Lagarde? Oui, c'est moi. C'est moi, merci, hein? Merci a tu, merci a lui, merci a tutti qua, merci, anche a col fuori della finestra, capito? Bene, merci a tutti, va bene, abbiamo capito. E signora, ma scusi, ma in questo momento cosa sta facendo? Cosa sta facendo a casa? Je sono qui in casa, che venite a fare. Sì. Allora mi sono messa a far da maniera. Ah, far da mangiare. Oui, sono tre far da maniera. Ah, quindi lei signora sa cucinare, ci dicono che è un'ottima cuoca, è vero? Sì, adesso sono qui per fare un po' l'after. Va bene. Ma mi dicono che è molto brava a fare gli escargot, è vero? A fare gli escargot? Di escargot? E come li fa, scusi, questi escargot? Li fa in pe, li fa in pesa a queda. Ci fa anche a pighede, ci fa sdude pighede, un po' tutte le maniere ci fa. Va bene, abbiamo capito, grazie signora Lagarde, un secondo. Signora, visto che il coronavirus ha colpito soprattutto l'Italia in Europa, noi saremo qui a fare una richiesta, insomma, lei che è la presidentessa della BCE, insomma, della Banca Centrale Europea, insomma... Avremo un bel buco economico andando avanti. Le possiamo chiedere dei fondi per tappare questo buco economico, signora Lagarde? Pronto? Assidere parler. Pronto? Con la segreteria telefonica della signora Lagarde. La segreteria telefonica. Aprì la serra, un messaggio, dopo il segnale acustico. Se c'è mi dall'Italia... L'ha signito, per piacere. Arrivederci. Va bene. Scusate, signori, la telefonata è caduta nuovamente la linea. Scusate, ma andiamo avanti perché abbiamo niente poco di meno che ora le novità dalla contea di Gattatico. La contea. Stai a un metro! Mi sembra di essere un cowboy. Gringo! La contea. Bene, novità dalla contea di Gattatico. Partiamo da una prima novità importantissima, ovvero una donazione da parte della Proloco di Gattatico. È vero. Che ha donato la bellezza di 500 euro all'ospedale Santa Maria di Reggio Emilia e altri 500 euro messi a disposizione della comunità comunale di Gattatico. Un applauso! Bene, dato che oggi dobbiamo parlare di sport, a questo punto io passerei al primo collegamento con il nostro... Abbiamo un collegamento importante da fare. Abbiamo un collegamento con Matteo Ferri, che è niente po' di meno che il magazziniere della Reggiana. Magazziniere. Sì, io ero detto massaggiatore, ma mi sono sbagliato. In realtà è magazziniere, sapete che la Reggiana
Ha avuto un È come dire Dolce e Gabbana, cioè, sono diversi. Stavo parlando comunque. Il magazziniere della Reggiana. Adesso lo contatteremo perché vogliamo sapere, avere delle notizie dalla Reggiana. E poi vogliamo anche, insomma, sapete che ci sono stati anche lì dei giocatori messi in quarantena. Sentiamo se stanno tutti bene. Vediamo se risponde il magazziniere della Reggiana. Sarà in bagno, starà Esatto, facendo. come era il Oh, prof. ragazzi, a settori vanno tutti in bagno. Anche il prof. È caduta la linea, è caduta la... Riproviamo, Abbiamo dei riproviamo. problemi tecnici con la rete per le telefonate. Ah, no, adesso riproviamo. Nel frattempo, poi oggi vi anticipiamo già che fra poco chiameremo, ci collegheremo anche con la farmacia di. Pronto, pizzeria da Mimmo? Pronto? Sì, vorrei quattro pizze. Però da Sì, asporto, eh. salve. Come le vuole? Le pizze? Sì. Allora, una quattro stagioni, tico voto. Allora, io cotechino, scamorza e prosecco. E prosecco. Ok. Sì, e te cosa vuoi? Niente. Pronto? Ci Pronto? sei? Sì, a posto. Niente, allora abbiamo finito la scamorza. Porco cane, finita scamorza, adesso fammi. Del Bri! Mettiamo le brie, va bene. Va bene, va bene. Ascolta, Ciao Matte! ragazzi. Matte! Ciao, ciao ragazzi. Ciao, Siamo in collegamento con Matteo Ferri. magazziniere della Reggiana, va là che sei un bel matto anche te, va là. Pochino sì, dai. Un po' sì. Io Un pochino tanto. Allora, come stai innanzitutto? sto bene, a casa si sta sempre bene. Facci sapere un po' com'è la situazione della squadra di Reggio, la Reggiana. So che era. Allora, la situazione è che siamo messi in quarantena dal 1º di marzo. Abbiamo fatto 14 giorni isolati nei nostri domicili perché c'è Però. stato il ragazzo che ha contratto il virus, quindi giustamente avendo avuto contatto con il ragazzo ci hanno lasciato tutti a casa. Quindi abbiamo poi trascorso questi 14 giorni a casa, finita la quarantena, mi sono ritrovato di nuovo in quarantena perché Conte ha detto che insomma dobbiamo stare tutti a casa. Certo, cioè, quindi ti sei finito una quarantena, ma quella lì è terminata, giusto? Però adesso tu devi Esatto. fare quell'altra. Eh beh, ce la stiamo facendo tutti. Quarantena bis. Bene, però a quanto mi risulta state tutti bene, o Sì, nessuno ha avuto dei no? sintomi particolari. Erano solo precauzioni. Sì. Adesso il ragazzo ha il controllo domani per vedere se effettivamente è guarito. Comunque ci sentiamo comunque durante il giorno e ha detto che sta bene. Mi sono passati tutti i sintomi, quindi ora è abbastanza in forma. Va bene, va bene. Ascoltami, le notizie dal president. Cosa dice il Dal president? President sta bene, è in forma anche lui. Quintavalli, è in forma. Quintavalli. Abbiamo visto il suo grande Sì. discorso online, bravissimo, ci ha fatto È commuovere tutti. bravo, è bravo. Bravo, bravo. Bene, niente, vi auguriamo presto anche voi di ripartire con la vostra Posso attività. fare una domanda? Posso fare Ah, una domanda? sì, no, qua Certo. è lui l'esperto. Scusi, ser magazziniere, Mi dica. visto che lei sballotta qua e là dei pantaloncini, delle magliette, dei calzettoni puliti e sporchi, non è che ne fa arrivare tipo una telequarantena, tipo di quelle magliette granata lì? Un applauso a Matte Ferri! Grazie mille! Grazie Matte di Ciao esserti ragazzi. collegato con noi, salutaci la Reggiana! Saluti, Salutaci, saluti e salutaci hasta il mister. sempre testa quadra. Ciao ragazzi. Ciao, grazie mille, ciao, ciao Grazie soprattutto. mille. Bene, a questo punto io direi che andiamo avanti la serata sull'argomento sportivo, però ci dispiace che non ci ha mandato le pizze. Le pizze, dobbiamo far Io vedere dei avrei numeri. mangiato due o tre pizze, le avrei mangiate volentieri. Dobbiamo far vedere dei numeri utili, Damiano. Per. Certo, siamo sempre nelle notizie della contea. Siamo sempre all'interno delle notizie del contea. Guardate che slide ci ha fatto. Un applauso al Allora, tecnico, ragazzi. Abbiamo una redazione. dovete sapere che, come sempre, ricordiamo che il bar della piazza vende il pane per il telefono, ve lo porta a casa. Telefonate Scusate, tossì. al 348 00 12 772, poi abbiamo Vito De Noia che porta la frutta e verdura,
349 8786 502. Poi abbiamo la pizzeria Orchidea, telefonatelo 0522 477 055. E poi abbiamo Colla Elia che porta i giornali a casa, 339 30 36 182. Poi c'è Bondamat, la gastronomia, 333 8391 359. E poi abbiamo le farmacie, quella di Taneto, 800 06 55 10. Farmacie Saccardi, 800 91 35 27, che è quella di Particello. E poi c'è anche la ferramenta Lusetti, ragazzi. Grande calò. Grande calò, porta a casa le chiavi inglesi alla gente. Brugole su brugole. Brugole su brugole. A me in cogo aveva proprio voi una brugola. Mi sono sveglio io che vuoi brugola che agosta mattina. Un lavo. 0522 67 26 25. Bene, anche questa notizia. Grazie, grazie data. Mille. Bene, poi c'è il porta a porta. C'è il porta a porta, la spesa portata a casa. È cominciato ufficialmente ieri il porta a porta. Ah, leggilo. È cominciato ufficialmente ieri il porta a porta. Chi lo leggo? Lo leggo da io. Parte dei ragazzi del Praticcio Rock. Un applauso a Riccardo Leonetti e a Max Burani che hanno fatto le prime consegne. Bravi ragazzi. Ricordiamo se allora il numero da chiamare, esatto, un attimo che lo memorizzo, 0522 ovviamente, poi 477 944. Bene, comunque li pubblichiamo sulla nostra bacheca, pubblicheremo tutte queste informazioni sulla bacheca della pagina Facebook della Fnilbus Theater, dove potrete consultare per avere ulteriori informazioni. Bene, andiamo avanti e a questo punto io mi collegherei con la farmacia di Praticello. Sì, perché ho bisogno di Spasmomen. Se colleghiamoci con la farmacia di Praticello, dobbiamo avere delle informazioni importanti da le diamo per Praticello, ma le diamo per tutto, esatto, le regole della farmacia. Adesso vediamo se la farmacista ci risponde. Sono le regole delle farmacie mondiali. Sì, mondiali, a livello planetario. A livello planetario. Pronto? 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 Siamo collegati con la farmacia di Praticello? Certamente. Pronto, io avrei bisogno di 3 cc di precibio. Siamo quelli di Telequarantena. Buonasera. Benvenuta Cristina. Buonasera. Benvenuta Cristina Carpi, direttamente dalla farmacia di Praticello, il gran visir dell'antibiotico. Gran visir dell'antibiotico, sì, Cristina Carpi, lei. Allora, vogliamo sapere un po' com'è l'andamento nella farmacia. C'è molto flusso? C'è flusso? Abbastanza. C'è... Purtroppo abbastanza, devo dire. C'è molto avanti e indietro? Ancora sì, e ci dispiace da una parte perché vuol dire che la gente non sta ancora a casa, ma vuol dire anche che ci siamo, insomma, c'è bisogno di noi, quindi siamo sempre attivi. Per entrare dentro la farmacia c'è una regola, quanti possono entrare per volta? Adesso per volta possono entrare 2 persone. Esagerato. Fino a settimana scorsa erano 3, ma con le nuove normative e da quello insomma che ci ha anche detto la FOFI, che è l'Ordine Nazionale dei Farmacisti, insomma, possono entrare solamente 2 persone alla volta, cioè quelle che noi riusciamo a servire. Brava, lei è molto preparata, sa? Molto brava. Grazie. Molto brava. Prego. Si sente che ha studiato, si sente. Complimenti. Signorina? Signorina. Signorina. Allora, mi dica, di mascherine ne avete ancora? Questo interessa agli ascoltatori. Sì, sì. È una bella domanda questa, alla quale purtroppo la risposta è ancora negativa, come quasi tutti i giorni. Ci stiamo attivando il più possibile per averle il prima possibile qua in farmacia e poterle fornire a tutti i cittadini, ma per ora le risposte anche a noi, dai nostri fornitori e magazzini, sono sempre negative. Speriamo a breve. Ah, non ce ne sono ancora, quindi. Ma c'è gente che tossisce dentro la farmacia? Cosa? C'è gente che viene a tossire appositamente in farmacia? Spero di no. Ah, no, a posto. Spero di no. Se lo fanno
apposta, insomma, non sarebbe troppo divertente. E chiedo scusa un secondo, mi è arrivata una comunicazione. Cristina, scusami un secondo, dalla regia. Sì. Mi dicono che quando l'ordinanza sarà scaduta verrà organizzato un grandissimo aperitivo in farmacia. È vero o non è vero? È una fake news? Beh, volentieri proveremo a organizzare, magari al di fuori ma della farmacia, ma volentieri metteremo il parcheggio della farmacia a disposizione per tutti i cittadini e vorrà dire proprio che si può festeggiare tutti insieme. Per ora siamo a casa. Mi avevano detto che finita l'ordinanza venivano fatti dei cocktail buonissimi in farmacia. Va bene, rimanderemo. Una domanda, Loki, ci vuole la ricetta? Sì, non mi ricordo io. Sì, ci vuole la ricetta. Sì. Per Loki ci vuole la ricetta. Il Guttalax no. Guttalax no. Guttalax finché ne vuoi. Beh, se uno ha mal di testa non ce l'ho, che può prendere il Guttalax. E il Lexotan? Anche per lui ci vuole la ricetta. No, ma come siete pignoli voi farmacisti, oh. Siamo molto molto pignoli, facciamo rispettare quello che giusto, è giusto, 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 va bene, la ringrazio, lei è molto preparata, molto si vede, bravissima, si vede. Un applauso alla farmacista, applauso. Grazie. Buon lavoro, vi terremo aggiornati su questione mascherine, via dicendo. Grazie. Benissimo, grazie, molto bene, direttamente dalla farmacia Saccardi, l'antibiotico biondo che fa impazzire il mondo. Grazie mille. Molto bene, molto bene. Adesso a questo punto va come gira, guarda se sono arrivati dei sì. commenti per il nostro tema. Commenti, allora ci sono dei ringraziamenti, dei saluti, sono tantissimi ovviamente. Guardiamo su WhatsApp. Ci mandano un messaggio dicendo: siete fantastici, qui c'è una foto, è uno screenshot. Ma quanto è sexy la voce del magazziniere della Reggiana. Non si è firmato. Non so chi sia. Voilà. Non lo so. Vabbè, era Matteo Ferro. Capì il magazziniere. Era proprio... Capì. Va bene. Ci salutano dalla redazione, ci saluta la Proloco, ci manda un messaggio anche il sindaco Ronzoni, con tutta la disamina, tutti i dati. È quello che abbiamo già letto prima. Che è quello che abbiamo letto prima. Bene. E invece su Facebook siamo arrivati alla bellezza di... eravamo prima a 170 visualizzazioni, continuate a seguirci. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che far sì che questa trasmissione sia vista da più persone e far arrivare a più gente le nostre informazioni, dovete condividere, premere condividi sì. Sulla pagina Facebook che abbiamo della Filibustia. Condividere la puntata. Condividere la puntata che state vedendo o anche quelle vecchie per condividere le informazioni. È l'unico modo, di conseguenza Facebook vi farà vedere in automatico le prossime puntate. E non lo dico io, lo dice un greco, la Palissian della Grecia. Che ne sa molto. Adesso, fino adesso abbiamo scherzato, abbiamo parlato, qui ci sta un primo piano. Per i primi piani ci arrangiamo così. Per i primi piani. Allora, fino adesso abbiamo scherzato, ragazzi, ma adesso parliamo di... Dai un metro! Adesso parliamo di sport, con uno che di sport ne sa un bel po'. Ne sa un casino. Ci colleghiamo con Enrico Carretti, il Miro, che è il massimo... leader massimo esperto del calcio gattati, come io direi anche mondiale, e quello che ne sa più di tutti, quindi ci siamo già collegati con lui, il gran visir della zona Cesarini, direi. Già la prima sera ci siamo collegati con lui, però ci colleghiamo anche siamo adesso, in collegamento con adesso, perché pronto? 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 Ciao Miro! Siamo in collegamento con Enrico Carretti. Un applauso per il Miro. Miro. Lo facciamo noi. Splendido, splendido. Allora, mi dica Miro. Allora, innanzitutto come sta? Tutto bene? Tutto a posto. Parlare il balone? Cercava Pierenga, amico? Come? Cercava Pierino, ha detto. Cercava Pierino, ma non l'ha trovato per parlare di calcio. Oh, ragazzi.
Mi dica allora. Questo fa rombo. Ecco, noi esatto, la volevamo contattare per sapere, dato che ci ha parlato del rombo, il modulo rombo, vogliamo, adesso molte donne ci hanno chiamato e vogliono la ricetta del rombo. Come hai sentito il rombo, mi fa rombo? Oh, ragazzi, avrei detto che il rombo è importante. Adesso, perché il rombo lo cominciamo a fare in tante e io tenho una conferenza in Brasile davanti a 250.000 persone sul rombo. Parli più Allora, adagio, Miro, per favore, che gli ascoltatori se no non la capiscono. agli da torna teglia e mette dentro il rombo. Sì. Al rombo poi da pescare in Brasile, no? Perché un rombo di un fiume, basta che sia, va bene. Al rombo del nido dell'Aquila. Beh, sono arrivato in Brasile, sul nido dell'Aquila, e Sì. ho fatto di autobus da Calere, allora, della gente vintage che arriva la mia, sul nido dell'Aquila. Allora, io sapevo rombo, poi dopo per fare il rombo però, vuole ieri. A E voi? ieri vuole tu, ieri, vuole tu, eri polasta brasiliana, scalabrei. Perché polasta brasiliana, polasta brasiliana, lavora in fianco, ha una fisicità devastante. Sì, è vero, eh. Poi dopo ieri, voi mediamo, voi Catani, voi mia col bondo di te cagliolè, ma cagliolè, ma quelli posso fare, non bondo di No, ma noi condividiamo tutto, lei è il massimo esperto, grazie Oliver, grazie Oliver. vada avanti. Poi dopo mediamo, voi anche trequartista, voi un nigga per fare trequartista, voi me canga. Canga? L'artista avrà parlato con Marco Carpi, ha capito un gambian, che quanto ancora per cagare tra i gambi. No, Poi no, lì no. ragazzo, mi sono campionè. No, Miro, si contenga, siamo ancora. Sono le ore 7, sono le 19, siamo in fascia protetta. No, Poi dopo la fe, sì. quanti total mediani tra quartista, ieri polasta brasiliana, e che del Fornero, e poi dopo andiamo a parlare con Marco Carpi, Pierre e Cambiati e Ballon per tutti. Sì, e le punte come le vuole le punte, Miro? Punti del mio, che questo qui è solo rombo, si Ah, vince il sulla. campione con Stiamo rombo. parlando del rombo! Si gioca solo Va con bene, rombo. punto. Poi dopo quando è finita, può mangiare il coronavirus, o corona mia virus, a fare anche 250 gol al dì. Penso perché Corombo in Brasile aveva 250 gol al dì, anche tu. Però 250 gol al divo, ragazzi, una valanga di gol propria, eh. Miro, una domanda, un attimo solo. Mi dicono che durante i suoi viaggi che ha fatto spesso all'estero, dovendo prendere l'aereo, ha insegnato a tanta gente come si fa a prendere un aereo all'aeroporto. Ci può spiegare come si fa? Oh, mi sono messo un po' di aereo, eh. A Velà, a andare a Manchester, sono andato a Bologna e io dico, dove è l'aereo per Manchester? Poi dopo andiamo lì, sono andato a guardare il tabellone, e poi dopo a Velà, vedete, col biglietto, e poi dopo è facilissimo, a Trinità, sono arrivato a Manchester, con Maxwell. Con Maxwell. Maxwell, un certo Maxwell. No, va bene. Va bene. Poi dopo, era anche suo moglie, una brava donna quelli, una brava donna. Una brava donna, Una brava donna, una brava donna. Quindi soffermiamoci comunque sul rombo e non entriamo nel merito del triangolo, Miro, grazie. Va bene, va. Allora, ragazzi, con Rombo ha sbiso il campione, 250 gol al dì. Va bene, Miro, la ringraziamo, ci risentiamo nelle prossime puntate quando parleremo ancora di Il calcio e calcio è di sport. di sport. Bene, Grazie arrivederci. mille, Miro. Ciao, Rombo. Viva Rombo! Simone Ruffini, direttamente dalla piazza di Praticello, Un in applauso della collegamento. sua cameretta, Simone Ruffini. Bene, Grazie, adesso Ruffo. abbiamo dei video da far Abbiamo vedere. dei video da farvi vedere, Proprio parlando di esatto. sport, abbiamo dei video da far vedere proprio che riguardano lo sport. Rimaniamo in Lo tema. sport. Questo è un ottimo. È Paltrinieri in quarantena. Diamo un calcio al coronavirus e io sto a casa. Pubblicità Io ragazzi per progresso. combattere questo attimo di merda ho messo su quel lavoro qua e vedrai che ce la facciamo ragazzi, anche stavolta ci sentiamo fuori. Dai raga, forza! Forza. Ragazzi, ragazzi,
se volete sconfiggere il coronavirus, a Golchi Lu. A Gvosalbon! A Gvosalbon! A Gvosalbon! A Daduca Sotar! Ragazzi, a me spacca la faccia! Messa c'ha l'influenza a Golchi Lu. A voi Lu, eh? A voi Lu, a voi. Ragazzi, ti spiezzo in due. Fino all'orda, ma... Allora. Benissimo, abbiamo dei commenti, guardiamo... Guardiamo se abbiamo dei commenti. Sì, abbiamo una richiesta da parte di Giada. Giada Bertolini, che salutiamo. E mi domanda se potevo fare il polipo. È necessario? È necessario. È strettamente necessario. Però è un polipo in quarantena. E poi abbiamo anche altre imitazioni di animali. Se volete, intanto facciamo il polipo. Giada, per te! E poi se volete... E qui lo share prende... È salito a 45 milioni. Se volete, signori, ho anche l'imitazione del gatto con la pallina di pelo in gola. Questo è bellissimo, mi devo concentrare. Dobbiamo farlo per necessariamente. Piace, è terapeutico, fa ridere tantissimo, fa stare bene. Bravo, no, ma... Avrai anche la foca. Io non so perché non hai ancora vinto il premio Nobel. Guarda che sono io che imito gli animali nei film. Sì. No, se non te lo danno, guarda, te lo meriti. Il premio Nobel per l'imitazione del gatto. E se non me lo danno? È tutto un magna magna, perché è tutto un magna magna. Quindi, a questo punto, ragazzi, io ho una cosa da dirvi, perché domani è venerdì, è l'ultima puntata della settimana, e noi vi chiediamo, dato che voi vedete sempre noi, ma noi non vediamo voi, vi chiediamo di mettere nei commenti che scrivete sotto la puntata, di mettere le vostre foto mentre guardate la puntata, mentre vi fate l'aperitivo guardandoci in diretta. Guardate il Burri con la mascherina. Guardate che belle queste foto. Irene e Alice Castagnetti, grazie mille. Bellissima questa foto, una maschera veramente, qua una partita a carte, è un solitario. E questo è da Olmo, andrà, ragazzi, tutto che bene. Tramonto. E questo la piazza di Praticello. Grazie mille, mandate quindi le foto, mandate video come avete visto prima o anche note audio e messaggi sia su WhatsApp che commenti. Allora, soprattutto noi vogliamo che ci facciate vedere voi come siete durante la diretta. Fateci vedere voi spaparanzati sul divano, come volete, chi lo guarda da stare sul water, perché è vero, magari Agvon foma cagher, allora sta in cima al water, sì, nel dubbio, a rischia mia, pluch, è giusto, ok? Quindi fateci vedere le vostre foto mentre guardate Telequarantena e mettetele nei commenti, così le vedono tutti, oltre che noi le vedono tutti. Noi vi vogliamo vedere, così stiamo in compagnia anche con voi. Esatto. Bene, sono le ore 19:15, direi che... Abbiamo sforato anche stasera. Fa una schiva. È l'ora dell'aperitivissimo. La Rai ci avrebbe già mandato fuori. Aperitivissimo. Bene, signori, quindi vi salutiamo. Noi vi salutiamo con l'aperitivissimo, vi diamo l'invito e l'appuntamento. A proposito, diciamo gli ospiti di domani. Esatto, intanto gli ospiti che ci siamo. Domani sera avremo una puntata sul rap nostrano, rap santilariese, rap praticellese, rap reggiano, dialettale. Avremo ospiti Elena Tirabassi, Laura Comasti della compagnia teatrale In Due, con tutti i nostri amici delle compagnie teatrali. E poi domani sera avremo, se tutto va come deve andare, avremo un grande ospite, forse probabilmente avremo Sebastiano Reverberi direttamente. Quindi, A Telequarantena avremo Sebastiano Reverberi. Noi vi aspettiamo e l'argomento di domani sarà la musica rap. Però intanto mandateci le vostre foto mentre guardate Telequarantena. Noi ci siamo, voi ci siete, noi ci siamo, voi ci siete, voi ci siamo anche noi. Quanti siete voi? Io sono... A domani! Noi siamo in... Sempre alle 18:30 su Facebook, ciao! A domani! C'è della pedana! Che pedana Telequarantena! Primo piano! Sono del naso! Primo piano del naso! Del naso! As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody says that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You are the scat man.